20 di dicembre. In particolare cercheremo di capire se le critiche che già sono state mosse alla riforma abbiano o meno un fondamento, la portata reale, concreta della riforma, e cercheremo di capire se effettivamente si riuscirà a snellire l'aspetto dell'esecuzione della pena. Si tratta di una riforma che cerca di rendere alternative alla detenzione le pene detentive brevi, ovvero fino a 4 anni sanzione sostitutiva direttamente applicata dal giudice della cognizione della semi-libertà o della detenzione domiciliare, fino alla pena di 3 anni il lavoro di pubblica utilità, fino a 1 anno la sostituzione della sanzione detentiva con quella, per la prima volta si danno rilievo alle condizioni economiche del condannato, dell'imputato. Vi aspettiamo numerosi presso l'Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano e cercheremo tutti insieme di fare un po' il punto della situazione.